acqua in vino, non aveva bisogno di suo figlio, capite? Se lo capite questo, afferrate tutto. Allora Ronzo dice, se Gesù ti fosse stato a sentire ora, ti avrebbe accreditato sul conto, vedi quante zere che ci sono. No, Gesù mi ha accreditato di più di questo, mi ha dato la vita eterna. Sono l'uomo più ricco del mondo. I soldi non mi interessano a me. Interessano per costruire la clinica, non a me. Io sono pensionato, mi basta la pensione a me. Io sono l'uomo più ricco del mondo. Ronzo, hai capito? Quella cifra che hai scritto, tienila per te. Se la vuoi donare per la missione. C'è il sito www.gesulalucedelmondo.it. Te lo scrivo così lo vedranno gli altri. Chi vuole dare un'offerta, ti sto dando anche, mi segui, perché c'hai 00 follower e già ho capito chi sei. Già ho capito chi sei. Questo è l'orario che entri tu. Vabbè, però faccio finta di non capire, va bene? Ti sto seguendo. Faccio finta di non capire. Ti sto seguendo e ti sto dando il sito. Faccio finta che sei un bravo ragazzo, Ronzo. Eh? Un bravo ragazzo, faccio finta. Allora, www. Gesù, la luce del mondo. Hai capito, Ronzo? Io non parlo con Dio, è Lui che parla con me. È diverso, è diverso, Ronzo. Allora, ti ho mandato il sito www.gesulalucedelmondo.it. Copialo e lo metti in internet. Se hai problemi oppure avete problemi di scrivere, scrivete il mio nome in Google, Angelo Piccone, trovate tutto. Oppure andate in YouTube, scrivete Angelo Piccone. E mi aggiungete nel profilo dove sono con mia moglie. Marmotta 104 dice ciao, ciao Marmotta 104, Dio ti benedica. La calabrese ti sto invitando, ma quando sali? Sali, Marì. Allora, hai capito? Chiamami in WhatsApp andando nel mio sito. L'ho scritto, copialo, trovi tutto là. Oppure vai in YouTube, Angelo Piccone, sono con mia moglie, lì trovi il numero di telefono e trovi tutto. Gloria a Dio. Bene, adesso
che si è fatto tardi. Comunque le donazioni sono state effettuate da un certo Mimas Turbo. Lo conosce? Sì che lo conosco. E lo so che siete voi, già l'ho detto io poco fa. Ringrazio allora Mimas Turbo, dici che adesso pregherò per lui di stare calmo. Va bene? Calmo, calmo, calmo. Che bello. Finalmente abbiamo avuto un'intesa con Mimas Turbo. Qualche giorno, quando sono a Licata, se mi viene a trovare lo invito a mangiare al ristorante. Va bene? A Licata. Giorno 7 sarò a Licata, si farà sentire. Lo invito al ristorante a mangiare insieme. A lui e anche a te. Va bene? Centro donazione. Mangeremo un po' di tutto. Va bene? Offro io. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Ronzo dice, Angelo, ci sei simpatico. Ma io sono simpatico con tutti. A volte sono un poco duro perché... Buonasera a tutti, sto cominciando con la live, ho un pochettino di tempo perché fra poco vado via. Allora aggiungetevi nella live che sto mandando adesso, perché le altre li lascio così, quando verrò chiamato non ho molto tempo di stabilizzarli, perché mi richiedono tempo e tempo non ce n'ho più. Domani partirò per Licata e non ho molto tempo, e allora sia fatta la volontà di Dio. Ecco, sto mandando la chiamata con una live nuova. Aggiungetevi tutti chi volete trasmettere con la webcam e Dio sia lodato. Fallisce quella persona che è là dentro che mangia, fate la fame. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, vengo a te per lodarti e benedirti. Signore, ancora questa giornata è stata molto piena, Signore, e oggi vogliamo lodarti e magnificarti più di ogni altra cosa al mondo, Padre. Riempi la nostra vita più perfettamente, perché vogliamo venire a te con grande gioia, con grande amore. Grazie Padre per quello che tu fai ancora oggi. Nell'amore santo tuo, Padre, riempici con grande dignità, Padre, perché tu sei il Dio dell'onnipotenza, il Dio che plasmi tutti coloro che vogliono essere plasmati. Grazie Padre, perché veramente ti amiamo con tutto il cuore, Padre. Ungici Padre questo pomeriggio in un modo stupendo e ti vogliamo pregare per il viaggio di Licata che avrò domani mattina dalle 9:40, che durerà fino a mezzogiorno per Catania, tra l'attesa e il volo. Padre, ungici dall'alto e benedici anche tutti quelli che sono partecipe con il mio volo. Che siano benedetti oltremodo anche loro, Padre. E soprattutto, Padre, ungi ancora stasera in questa live i bisognosi del tuo amore,
della tua bontà, della tua misericordia, Padre. E ti prego, Padre, ancora fai sì che possiamo trovare quella grazia onnipotente su di te, Padre. Grazie, buon Padre Celeste, Dio d'amore, che possa la tua mano potente essere vicino a tutti coloro che hanno quel piacere di ricevere, Padre, benedizione su benedizione questo pomeriggio. E soprattutto, Padre, stendi la tua mano su ogni ammalato che partecipa in queste live e su tutti coloro che vengono messi come nomi, come richieste di preghiera. Ungi dall'alto, Signore, chi è più prossimo a essere contagiato del tuo grande affetto, Padre, perché ci siamo accorti che tu sei un Dio di affetto, un Dio d'amore, un Dio di potenza, e questo è meraviglioso, poter usufruire del beneficio della tua potenza. Grazie, buon Padre Celeste, Dio d'amore, per questa gioia che tu fai ancora a noi. Sì, buon Padre Celeste, Dio d'amore, nel nome santo del tuo figliolo ci prostriamo davanti a te attraverso Gesù e ti rendiamo onore, fedeltà. E mentre ci inginocchiamo, Padre, davanti alla tua presenza, baciamo i piedi al tuo figliolo Gesù. Mua! Prima uno, poi l'altro. Mua! E poi a te, Padre. Alleluia! Gloria al tuo nome! Lasciaci avvicinare a te, papà. Non ci bruciare con la tua luce potente. Gloria a te, papà. Alleluia, gloria a tuo nome, Padre. Tu sei l'onniscienza e la potenza dall'alto dei cieli.